Teresa Erika Segato. Buonasera. Il mio intervento conclusivo prende un attimino sotto l'aspetto di altri, altri aspetti della vita, della storia di un tumore. Cioè, oltre agli attori protagonisti, che naturalmente sono i malati, perché il tumore in primis colpisce le persone che prendono, che si ammalano il tumore, anche gli attori non protagonisti, cioè tutte quelle persone che stanno attorno al malato, cioè parlo di familiari, degli amici, dei conoscenti, dei colleghi di lavoro, di tutte quelle persone che per 160 gradi vivono insieme alla persona malata. E è proprio questo stare attorno che genera anche momenti di sconforto, momenti di paura, fa sorgere atteggiamenti di non saper cosa fare, non saper cosa dire, forse è meglio far finta di niente, forse è meglio non andare a trovare questa persona per non disturbarlo. Forse è meglio lasciarlo perdere anche per un po' di tempo. Si viene a creare una vera e propria congiura del silenzio intorno al paziente, e questa congiura non giova né al paziente né a chi gli sta accanto. Nell'approccio quindi con un amico, un conoscente, un collega, la cosa migliore, la cosa importante è magari con semplicità chiedere se c'è bisogno di una mano e soprattutto rendersi disponibile ad ascoltare. Mai come in questo momento, infatti, per il paziente è importante essere considerato sempre come persona, non come malato, ma come persona poter mantenere i propri ruoli. I propri ruoli vengono anche riconosciuti dagli amici, dai conoscenti, da tutti quelli che stanno attorno. Molto spesso i familiari hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di una guida, ma anche gli amici e i conoscenti, e questo è un po' anche il compito, tra virgolette, dello psico-oncologo. Tra gli attori non protagonisti abbiamo anche i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, che sono tutto sommato quelli che ci preoccupano di più, perché li vediamo indifesi, li vediamo magari incapaci di poter reagire. Abbiamo paura per loro, paura per come possano essere, come possa essere magari il loro futuro, avendo passato un periodo di fianco a persone malate, magari genitori, magari nonni. E è importante non farsi, per questi bambini, è importante che possano esprimere, abbiamo sentito, la loro angoscia, il loro stress, ed è anche importante, lo sappiamo benissimo, per un malato di tumore, quanto possa essere importante avere vicino il proprio figlio oppure il proprio nipote. Questi attori non protagonisti, questi bambini, che sono solo, non vivono solo in famiglia, ma vivono anche in contesti molto più ampi. Contesti, per esempio, una classe scolastica oppure altre comunità, come per esempio quelli dei gruppi sportivi. E i ragazzi, la scuola è un contesto a cui afferiscono tutti i bambini, tutti i minori, è un po' la seconda casa, è il luogo dove l'espressione dei propri vissuti viene condivisa con i pari e con importanti figure di riferimento, quali sono gli insegnanti. Il bambino può esprimere le proprie difficoltà, il bambino può essere anche letto nel suo linguaggio non verbale, attraverso i quali magari manifesta le proprie preoccupazioni. Molto spesso il bambino non comunica alla classe, a scuola, che ci sono problemi, che ci sono difficoltà. Perché non li comunicano? Magari perché non ha la capacità lessicale di esprimere un fatto così più grande di lui. Per riservatezza, oppure perché non ha ben capito che cosa sta succedendo in famiglia. Ma è il comportamento del bambino che manifesta le sue preoccupazioni. Questo comportamento viene letto spessissimo in maniera positiva dagli insegnanti, cioè il bambino che è triste, il bambino che si approccia al lavoro scolastico in maniera diversa, il bambino che comincia ad avere dei problemi di relazione con i compagni. La scuola affianca al compito di insegnare ad apprendere, anche il compito di insegnare ad essere. Nella maggior parte dei casi, appunto, non è il bambino che racconta. È importante invece che siano i genitori a raccontare eventualmente agli insegnanti, un problema di una malattia tumorale in casa. Perché è così importante questo? È importante perché gli insegnanti possono, si sentono assolutamente
assolutamente tutelati nel fatto di poter dare un sguardo speciale a questo bambino, di potergli offrire un ambiente che supporta il periodo magari di tristezza, il periodo di, a volte anche di rabbia. È importante che questo bambino possa comunicare come vuole, come può, i suoi disagi, le sue ansie con i compagni. E l'insegnante non chiederà al bambino notizie puntuali circa la malattia del, non so, del genitore piuttosto che del nonno, piuttosto che del congiunto, ma l'insegnante si rende disponibile ad ascoltare il bambino. Ma quando ha voglia di parlare il bambino, tante volte capita, io sono insegnante, adesso sono in pensione ma sono stata da molti anni insegnante, tante volte capita che il bambino, il ragazzo, ti avvicini magari in momenti non strutturati della scuola, magari all'intervallo, in un angolino del corridoio, in un angolino del cortile, che venga e ti dica: prof, devo dirle una cosa, è importante, ecco, proprio in questo momento stare ad ascoltarli, proprio capire quando è lui che ha voglia di parlare in qualche modo. C'è anche una tutela legale per questo tipo, di aspetto, sono i bisogni educativi speciali. Ogni alunno, anche solo per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi psicologici e sociali. La legge 170 del 2010 rappresenta un punto di svolta, perché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio, della prospettiva della presa in carico dell'alunno con bisogni educativi speciali da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team dei docenti coinvolti. E vi assicuro che nei consigli di classe, nei consigli di interclasse, sotto l'egida del segreto professionale assolutamente, si parla molto spesso di questi bisogni educativi speciali, che possono essere anche dei bisogni per un breve periodo, magari per qualche mese, non è niente che etichetta il bambino, il ragazzo, l'alunno in qualsiasi modo, può essere proprio una cosa assolutamente temporanea per superare questo periodo particolarmente difficile comunque per il bambino. Le difficoltà dei bambini con i genitori malati sono evidenti, circa un terzo dei bambini manifestano disturbi nell'alimentazione, disturbi nel sonno e comportamento a scuola, a volte possono manifestare anche comportamenti aggressivi nei confronti degli altri compagni, piuttosto che ritirarsi in se stessi e richiudersi totalmente. Volevo raccontare alcune due o tre esperienze vissute come psicologa, però con l'esperienza anche dell'insegnante. La prima esperienza è quella che riguarda una scuola di infanzia. È un'esperienza nata con la collaborazione che mi è stata richiesta di due maestre che erano delle volontarie dell'associazione Tullio Cairoli e frequentavano il reparto di oncologia. La scuola di infanzia, per intenderci dai 3 ai 6 anni, gli anni della scuola di infanzia sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e di contenimento, degli altri bambini come compagni di gioco e con i limiti della propria volontà. Il bambino cerca di dare un nome agli stati d'animo, sperimenta momenti di piacere, sperimenta le prime difficoltà, supera progressivamente l'egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. Esperienze, emozioni, pensieri, domande generano riflessioni, ipotesi, discorsi, comportamenti sociali che hanno bisogno di spazi di incontro e di elaborazione. Su queste frasi teoriche, con queste maestre è stato costruito un percorso relativo soprattutto a un bambino. Cioè i genitori erano andati da queste maestre dicendo che questo bambino, che il nonno di questo bambino era malato, avrebbe dovuto subire le terapie e le condizioni non erano molto felici, probabilmente avrebbe avuto anche dei ricoveri anche piuttosto lunghi. Il bambino era molto attristato per questo, perché generalmente passava il pomeriggio sul tempo libero con il nonno, per cui il venire meno della presenza di questo nonno per il bambino era particolarmente gravoso. Con le maestre abbiamo progettato un percorso da svolgere in classe con questo bambino e con i suoi compagni, con un duplice obiettivo. Il primo obiettivo era quello di accogliere il bambino, rendergli un ambiente il più possibile sereno,
dargli la possibilità di parlare, di raccontare quello che si sentiva di dire, sentiva di fare. Con il gruppo classe, con gli altri bambini invece, poteva essere una bella opportunità per far conoscere loro anche che esiste la sofferenza, per far capire loro che può capitare che in ogni famiglia può capitare che un congiunto si ammali, e quindi poter affrontare anche questi discorsi. Le maestre hanno raccontato ai bambini della loro esperienza di relazioni d'aiuto nel reparto di oncologia, come stavano vicini e facevano compagnia a delle persone un po' malate di tumore, cioè le parole cancro e tumore non venivano cassate, ma venivano adeguatamente utilizzate. E quindi raccontavano di portare un po' di serenità a queste persone. Però in questo reparto c'erano le pareti del corridoio un po' grigie, un grigio-verde, un po' triste e un po' fredde, ed hanno coinvolto i bambini in una sorta di laboratorio in cui hanno disegnato e ritagliato delle figure per portare, che sarebbero state appese, e questo è successo veramente, appese nel reparto di oncologia per rallegrare un po', per portare un filo di colore ai pazienti. Naturalmente, come in ogni lavoro scolastico, è importante sì il risultato, ma quello che è importante è il percorso, è il processo per arrivare al risultato. Durante questi laboratori i bambini avevano la possibilità di parlare, di confrontarsi, di essere accolti anche dalle maestre, ed è stata un'esperienza veramente importante per questi bambini. Tant'è vero che il bambino che aveva il nonno malato andò a trovare il nonno in prossimità del Natale e vide che alle pareti del corridoio erano veramente appese le palline che avevano loro decorato. Ha preso la sua pallina e l'ha portata sull'armadietto del nonno. E poi non solo, ha portato un disegno speciale che ha appeso sulla porta dello studio dei medici, perché se ci sono i malati ci sono anche i medici, e questo è per le nostre dottoresse. Un'altra esperienza vissuta in una scuola media, i protagonisti e non protagonisti di questa storia sono gli alunni di una classe e la loro insegnante. La loro insegnante è una persona determinata che proprio all'inizio dell'anno scolastico ha scoperto di avere avuto la diagnosi di tumore al seno. È stata operata, ha pianificato il suo percorso terapeutico di chemioterapia con l'equipe medica, chiedendo di poter fare le chemio il venerdì, in modo che avrebbe avuto poi il sabato e la domenica per potersi riposare e riprendere tranquillamente il lavoro scolastico al lunedì. La professoressa ha comunicato ai suoi ragazzi di avere un tumore al seno e che sarebbe più o meno mancato un venerdì al mese per fare la chimio, ma che il loro lavoro scolastico sarebbe continuato lo stesso. A questo punto i ragazzi sono diventati un po' gli attori protagonisti della storia, perché hanno continuato a mantenere il loro impegno scolastico. Naturalmente per impegno scolastico si intende con tutti gli alti bassi, ovviamente, ma con una consapevolezza in più, quella di essersi interfacciati con una persona che ha voluto comunque mantenere il proprio ruolo, essere la referente di progetti educativi e didattici. È una persona che ha saputo chiedere loro comprensione e vicinanza, valorizzando soprattutto il loro ruolo di uomini e di donne. Questa prof ha voluto presentarsi sempre nel modo migliore di fronte ai ragazzi. Infatti, non appena avuto la notizia dell'inizio di chemio, si è procurato una parrucca identica alla sua capigliatura. Quando ha cominciato a perdere i capelli si è fatta rasare a zero, ha messo subito la sua parrucca, in modo che ha presentato un continuum ai ragazzi, è sempre stata la stessa. Io sono stata presente per tutto il percorso terapeutico, al taglio dei capelli, e ho aiutato anche ascoltando, soprattutto ascoltando questa insegnante. E sono stata, ho avuto la fortuna di essere anche presente vicina ai ragazzi, ascoltando i loro dubbi, ascoltando i loro problemi, cercando di rispondere alle loro domande. Questa via del gruppo classe prof è diventato un continuo prendersi cura e curare reciproco. L'ultima, poi concludo, so che tu mi dai. L'ultima esperienza è quella di un'altra comunità a cui afferiscono comunque i giovani, la comunità del gruppo sportivo, la comunità educante anche nello sport.
Lo sport è un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali. È un fattore di inserimento e di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Una ragazza ormai diciottenne, atleta, era particolarmente presa da questa sua attività e avrebbe dovuto partecipare ai campionati italiani juniores e promesse. Veramente un'occasione unica per lei dopo tanti anni di allenamenti e di sacrifici. Ma al momento di iscriversi a questi campionati, la nonna, una nonna speciale, malata di tumore, si è aggravata e la paura era che la nonna potesse morire proprio i giorni delle gare. La ragazza ha chiesto al suo allenatore e l'allenatore ha detto che avrebbe preso comunque qualsiasi decisione, la lasciava completamente libera, anche se dopo un po' di rammarico avrebbe accettato una sua non partecipazione ai campionati. I compagni del gruppo sportivo l'hanno supportata, chiedevano informazioni, l'hanno tenuta su, hanno giocato un ruolo fondamentale. Io con questa ragazza ho avuto parecchi colloqui, una serie di colloqui psicologici. Questa ragazza, soprattutto diciottenne, aveva anche un atteggiamento ambivalente per il bisogno di autonomia, di indipendenza, di separazione e per il senso di colpa di cercare la sua libertà e le sembrava di non poter essere vicino alla famiglia in un momento di così grave crisi. La ragazza stessa ha deciso poi di chiedere direttamente alla nonna quale fosse l'opzione migliore. La nonna, con la voce flebile, perché ormai purtroppo era abbastanza compromessa la sua salute, rispose alla ragazza: no, tu devi partecipare alla gara. La ragazza è andata, ha partecipato a questi campionati italiani e purtroppo la nonna è morta proprio in quei giorni. La ragazza ha continuato a partecipare alle varie gare, pensando fortemente a lei, decidendo che stava correndo per lei, e sul pettorale della gara che poi ha avuto un ottimo piazzamento e l'ha portata anche a successo, su questo pettorale, lei correva con il numero 60, ha scritto una lettera alla nonna. La ragazza ha poi salutato, ha detto addio alla nonna al momento del funerale, mettendo accanto alla nonna nella bara questo pettorale, c'è anche nella slide, e concludendo così un percorso, un saluto a quella nonna che l'aveva così tanto supportata nella sua carriera sportiva. Grazie.